Per completare un pochino la giornata, andiamo a vedere, come accennavo, la visione che ha avuto Maria Valtorta il 2 giugno del 1944, il primo venerdì del mese, dove ha visto alcune cose altamente edificanti e che volevo condividere con voi, appunto, leggendole, commentandole un po'. Allora, ieri sera volevo fare l'ora di orazione notturna, ma mi fu impossibile. Non riuscivo a leggere né a pensare. E allora Gesù mi ha fatto fare l'adorazione dandomi una visione appropriata. Cerco di descrivere l'ambiente, cosa difficile per me, che in fatto di architettura valgo meno che zero e che non ho mai messo piede in un monastero di clausura. Credo dunque di essere nella chiesa interna di un monastero di stretta osservanza e di stretta clausura. Vedo un arco molto alto e spazioso che dà luce sulla chiesa esterna. Dà luce, per modo di dire, perché la fitta grata che lo empie è resa ancora più impenetrabile da una cortina di stoffa scura che scende dall'alto fino ad un metro e mezzo circa dal suolo, ossia fino al punto che un muro si eleva per sostenere l'inferriata. Nel centro della stessa vi è come una finestra, ossia un pezzo di inferriata mobile che gira come una porta sui suoi cardini. Questa non ha tenda rossa e lascia vedere fra le maglie della grata il tabernacolo, che è una chiesa esterna. Così le suore possono adorare e, credo, ricevere la Santa Comunione stando inginocchiate nel banco che fa da balaustra davanti alla finestrella, che è sopraelevato su una predella di tre scalini per renderlo comodo rispetto all'altezza della finestra. Della chiesa esterna non si vede nulla fuorché il tabernacolo. Forse sono fatti così i cori dei monasteri. Questo non sapeva mai come fosse fatto un monastero. Vi è poca luce. Dalle finestre alte e strette piove una luce crepuscolare. Penso che deve essere o sera o alba, perché vi è molto poco chiarore. Il coro, lo chiamo così ma non so se dico bene, è vuoto, solo vi sono gli stalli delle suore e il banco davanti alla grata. Una lampada ad olio mette una piccola stella gialla presso la grata. E adesso arriva il bello. Entra una suora alta e magra, certo, perché nonostante l'ampio abito monacale il suo corpo è snello molto. Va ad inginocchiarsi alla bancata, si solleva il velo che teneva calato sul viso e vedo un viso giovane, non bellissimo ma grazioso, pallidissimo, mite. Due occhi chiari mi paiono di un castano verdastro, splendono dolcemente quando li alza a guardare il tabernacolo, e la bocca sottile si schiude ad un soave sorriso. Il volto è di un ovale allungato fra le bende bianche, di poco più bianche di esso. Il velo nero scende fin sulla veste nera, di modo che nella figura inginocchiata non appaiono di colore chiaro che il volto gentile, le mani lunghe e ben fatte congiunte in preghiera e una croce d'argento che le splende sul petto oltre il largo soggolo. Prega fervorosamente con gli occhi fissi al tabernacolo. Ed ecco il bello della visione. La grata, tutta la grata, splende come se oltre il velario si fosse acceso un fuoco vivissimo. La lampada, che prima pareva una stella di splendore, ora si annulla nella luce che cresce e che si fa sempre più di un bianco argento vivissimo, tanto vivo che gli occhi non vedono più che essa. La grata si annulla nel vivissimo splendore e nello splendore appare Gesù. Gesù, ritto in piedi nel suo abito candido e nel suo manto rosso, sorridente, bellissimo. Chiama Margherita, per scuotere la suora che è rimasta estatica a guardarlo. La chiama tre volte, sempre più dolcemente e sorridendo con sempre maggiore intensità. Si avanza camminando alto dal suolo sul tappeto di luce che sta sotto di lui. Sono io, Gesù che ami, non temere. Margherita Maria lo guarda, beata, e fra le lacrime dice: ma che vuoi da me, Signore? Perché mi appari?
Sono Gesù che ti ama, Margherita, e voglio che tu mi faccia amare. Ma come posso, Signore? Guarda, e tutto potrai, perché ciò che vedrai ti darà forza e voce per scuotere il mondo e portarlo a me. Ecco il mio cuore, guarda, è quello che ha tanto amato gli uomini, desiderando esserne amato. Ma amato non è, e in questo amore sarebbe la salvezza dell'umano genere. Margherita, di al mondo che io voglio sia amato il mio cuore. Ho sete, dammi da bere. Ho fame, dammi da mangiare. Soffro, consolami. Questo è da dire al mondo, quindi sono parole dette a noi. Questa missione sarà la tua gioia e il tuo dolore, ma ti chiedo di non rifiutarla. Vieni, vieni a me, accostati a me, bacia il mio cuore, non avrai più paura di nulla. Margherita Maria si alza e cammina estatica verso Gesù. La grande luce le fa ancora più bianco il volto, si prostra ai piedi di Gesù, ma egli la solleva e, tenendola sorretta con la sinistra, si apre la veste sul petto e pare che con la veste si apra la carne e il cuore divino appare vivo, pulsante fra torrenti di luce che accendono il povero coro, che fanno il corpo umano della discepola diletta splendente come un corpo già spiritualizzato. Gesù piega a sé la sua amata e con amorosa violenza le porta il viso all'altezza del suo cuore e se lo serra contro e sorregge l'estatica che per la gioia crollerebbe, e quando se la stacca la sorregge ancora con dolce cura e la riconduce al suolo, perché Margherita ha camminato nella scia di luce per giungere a Gesù e non la lascia sinché non la vede sicura sul suo posto. Allora dice: tornerò per dirti i miei voleri, amami sempre più, va in pace. La luce lo assorbe come una nuvola e poi si attenua sempre di più e infine scompare. E nel coro ormai buio splende solo la stellina gialla della lampada. Questo è quanto ho visto. E a me Gesù dice: hai fatto l'adorazione del giovedì, vigilia al primo venerdì, che vuoi di meglio di questa? Sorride e mi lascia. Dopodiché Gesù commenta. Dice Gesù, adesso attenzione, la fatica che si fa per strappare quell'anima alle sue idee è data dal fatto, qui c'era un esempio poi della vita di Maria Valtorta prima di questo commento, che è satura di esse. Per mettere in un vaso del liquido bisogna che il vaso sia preparato. Se è vuoto si può empire tutto di quel liquido che vogliamo. Se è semipieno ne metteremo una metà. Se ne manca un dito ad essere colmo, potremo metterci almeno un dito. Non sarà molto, ma servirà a mescolare qualcosa. Ma se è pieno sino all'orlo, non ci possiamo mettere nulla. Nulla. Bisogna prima svuotarlo. Ciò è facile quando il vaso si lascia muovere, ma se è fisso e perciò non movibile, come lo si può svuotare? Bisogna prosciugarlo o col calore del sole o con una paziente opera nostra di immersione di una spugna che ne aspiri il liquido sino ad ottenere il vuoto. Certi cuori sono vasi colmi sino all'orlo e inamovibili. La loro volontà li rende tali. Il problema è sempre la volontà, figlioli miei cari. Si tengono perciò dentro l'acqua che vi hanno messo e che non è quella che io e tu vorremmo che avessero. E allora bisogna strappare con ardore di carità e con paziente costanza il loro contenuto. Ben più facile opera se si lasciassero rovesciare da un impeto d'amore, ma più meritoria è di ardere tu di amore per svuotarli dal male ed asciugarli da ogni male con sacrificio, e poi mettervi Dio, mettervi il tuo Dio. Oh Maria, non dice altro. Alla sera di questo primo venerdì, più ampia e bella, mi si ripresenta la visione di Gesù dal cuore radioso, circondato
da molti, molti santi. Vi sono molti uomini, ma in prima linea e più radiose di tutte le altre figure, come per una luce di privilegio, ci sono tre sante. Capite? In prima linea. Però in questa visione i corpi, per quanto comprenda che sono già corpi spiritualizzati, vedete l'eternità creata, pure mi si mostrano con i loro abiti terreni, così come mi avviene nelle visioni della vita di nostro Signore. Riconosco fra gli uomini San Giovanni Apostolo, che sta quasi alle spalle di Gesù e lo guarda e sorride. E poi vedo un francescano che non è San Francesco, ma non so chi sia. Ma quelle che mi attirano di più l'attenzione sono le tre sante che sono in prima fila. Una è Margherita Maria, la riconosco bene. L'altra è una piccola bella suorina tutta vestita di bianco. Solo il velo è nero. Ha un viso intelligentissimo e radioso di gioia soprannaturale. La terza è una cappuccina magra e austera, dall'occhio serio e buono di chi ha molto sofferto e pianto. È la più anziana di tutte. Ora non piange, ma mi guarda con tanta pietà. Gesù me le indica e dice: sono le mie araldi. Sono quelle che non hanno serbato per sé l'amore vivissimo per il divino mio cuore, ma lo hanno diffuso nel mondo e a costo di ogni fatica e dolore. Questa è la prima in ordine di tempo, la prima voce che parli della confidenza nel mio cuore. Il mondo era tutto un rovo di feroci umane e di restrizioni religiose quando Geltrude ha detto al mondo: ama e spera. Gesù ci assicura che siamo riconciliati al Padre. Il suo cuore trafitto ce lo dice. Lavoriamo per la sua gloria. Facciamo la sua volontà per dargli gioia ed egli farà per noi i miracoli della sua misericordia. Ella aveva capito le parole che escono da questa mia ferita. L'altra la conosci, l'hai vista ieri sera. La terza è Veronica, Clarissa Cappuccina. La voce che diceva in Italia ciò che Margherita diceva in Francia. Le due che hanno vinto il filosofismo, nemico della verità, più ancora che non lo abbia fatto la Chiesa con le sue condanne, e l'hanno vinto con la forza del loro amore che predicava la verità di quanto aveva udito e visto. Sono state tormentate per questo dagli uomini ciechi. E fra i ciechi quanti che avrebbero dovuto vedere? Quanti consacrati tra essi? Ma esse, le mie messaggere, le mie voci, erano state create per questo. E questo hanno fatto, perché fare la volontà mia era la loro gioia. Sono le più sante dei santi, le voci che parlano del mio cuore. Adesso attenzione, perché è della donna la gentilezza di amare. Giovanni Angelico è fra i santi perché ebbe cuore di fanciulla in corpo di eroe. Bellissima immagine. Egli è il primo ad aver compreso il mio cuore. Ma tutti i santi sono frutti del mio cuore, dell'amore per il mio cuore. Anche quelli che pare siano stati creati per farsi apostoli di altre devozioni sono in realtà i frutti del mio cuore e dell'amore ad esso. E adesso attenzione, io non commenterò tanto perché qui chiamo solo l'attenzione a alcuni passaggi. Chi non ama non si santifica. E quando Gesù ama dice amare il suo cuore, amare lui. È il cuore quello che ama. E che si ama nell'amato, il suo cuore. Come in una madre si forma per primo nel seno il cuore della sua creatura, così in coloro che sono i portatori di Dio nel mondo si forma per primo nel cuore il cuore del loro Signore. Quando esso vi palpita in seno, Gesù è già nato in voi
e vi parla e carezza e vi porta il Padre e lo Spirito, perché dove è uno, gli altri due non mancano. Voi siete perciò un cielo nel quale si operano le meraviglie di Dio e dal quale trapelano fulgori ed escono parole che sono luci e parole del Dio che vi abita. Beati voi che capite come vi amo. Questo amore lo ridite al mondo per persuaderlo ad amarmi. Ti ho mostrato questa famiglia di santi, la cui passione fu il cuore mio, perché tu sei una piccola sorella. Il cuore del tuo Gesù è la sua croce, le tue mete d'amore. Ma il cuore di Gesù fu aperto sulla croce. Nel massimo obbrobrio vi ottenne il supremo rifugio. Per dirvi che più uno accetta di essere vilipeso per fare la volontà dell'Eterno e più diviene per i suoi fratelli colpevoli salvezza e benedizione. Vedo come si convertono, dice, devo convertire. Accetta con amore i vilipendi, gli oltraggi, le offese che dipendono dal fatto che tu stai facendo la volontà del Signore, nel piccolo come nel grande. C'è una persona che recentemente mi ha comunicato la decisione di smettersi di tingersi i capelli. Questa è una cretinata, questa qua, cioè, apparentemente. E si deve sopportare le angherie, il finimondo di, ecco, amici, colleghi, a destra, a sinistra. È una cosa non così rilevante, insomma, ci sono volontà di Dio molto più impegnative. Però io faccio sempre gli esempi esteriori, perché gli esempi esteriori sono quelli maggiormente visibili. Poi ci sono tante altre circostanze in cui fare la volontà di Dio chiaramente ci causa delle persecuzioni, quindi persecuzioni che possono essere appunto semplicemente delle prese in giro. Siamo capaci di prenderceli nella consapevolezza che se faccio questo, semplicemente accettando queste sofferenze che mi manda la volontà dell'Eterno, divengo strumento di salvezza per i fratelli colpevoli. È la verità, eh? Gesù. Anche se il cuore si spacca per il dolore che gli uomini danno ai miei eraldi, ogni tanto accade, non tremino e non arretrino questi miei diletti. Io sono con loro e qui in questa mia ferita, la ferita del suo cuore, è il nido per le mie colombe d'amore, sentite come li chiamo, ferite dagli sparvieri crudeli. Ed io le chiamo e dico, venite, venite, mio colombo, a riposarvi presso chi vi ama. Venite al nido che vi ho preparato, dove asciugherò ogni vostro pianto e guarirò ogni vostra ferita e vi nutrirò del frutto dell'albero della vita e vi disseterò al fiume d'acqua viva che scaturisce da sotto il mio trono e porterete in fronte il nome mio e sul cuore il segno del mio cuore e regnerete in eterno perché con l'amore avete conquistato l'amore. Credo che Gesù abbia dato le lezioni più belle in assoluto sul suo cuore. Io non prolungherò troppo questo momento perché presumo che siate tutti stanchi come sono io. Soltanto leggervi un paio di cose dagli scritti di Santa Margherita Maria. Cambiamo dove veramente c'è il suo racconto stavolta di quello che lei ha vissuto nei posti dove oggi abbiamo celebrato, perché c'è tutto quanto lì, eh. E la prima cosa è questa è, credo che oggi siano state delle imperfezioni, perché ste visioni che io ricordo, no 1674-1675, no, la data è giusta. Allora, le prime sono un pochino un anno prima. Ecco, una volta mentre ero davanti al Santissimo Sacramento con un po' di tempo a disposizione, mi trovai tutta investita della sua divina presenza e con tanta forza da farmi dimenticare me stessa ed il luogo in cui mi trovavo. Mi abbandonai al suo divino spirito
e affidando il mio cuore alla potenza del suo amore, mi fece riposare a lungo sul suo divin petto e mi scoprì le meraviglie del suo amore e i segreti inesplicabili del suo sacro cuore che mi aveva tenuti nascosti fino a quel momento, nel quale me lo aprì per la prima volta. E lo fece in modo così reale e sensibile da non permettermi ombra di dubbio, dati gli effetti che questa grazia ha prodotto in me, anche se temo sempre di illudermi in tutto ciò che mi riguarda. Ed ecco come mi sembra che siano andate le cose. Gesù mi disse: il mio cuore divino è tanto appassionato d'amore per gli uomini, appassionato. Negli scritti di lui, di Luisa, si legge che lui è l'amante appassionato. E per te in particolare, che non potendo più contenere in se stesso le fiamme del suo ardente amore, sente il bisogno di diffonderle per mezzo tuo e di manifestarsi agli uomini per arricchirli dei preziosi tesori che ti scoprirò e che contengono le grazie santificanti e in ordine alla salvezza necessarie per ritrarli dal precipizio della perdizione, per portare a compimento questo mio grande disegno. Ho scelto te, abisso di indegnità e di ignoranza, affinché appaia chiaro che tutto si compie per mezzo mio. Poi mi domandò il cuore e io lo supplicai di prenderlo. Questa è una scena che succedeva tantissime volte con Santa Veronica. Attenti, lo prese, quindi gli ha preso proprio materialmente il cuore dal petto e lo mise nel suo cuore adorabile, nel quale me lo fece vedere come un piccolo atomo che si consumava in quella fornace ardente. In un secondo tempo lo ritirò come fiamma incandescente in forma di cuore e lo rimise dove l'aveva preso, dicendomi: eccoti, mia diletta, un prezioso pegno del mio amore che racchiude nel tuo costato una piccola scintilla delle sue fiamme più vive, affinché ti serva da cuore e ti consumi fino all'ultimo istante della sua vita, della tua vita. Avete capito? O vediamo se siete scientisti e razionalisti a dire se. Capite che significa togliere il cuore, no? Tutti quanti i vasi di comunicazione, le cose, cioè, dopodiché come fa l'organismo a sopravvivere? Sapete che se il cuore si ferma per 2 secondi siamo morti, morti. Quindi dobbiamo fare gli scientisti razionalisti. Se leggete il diario di Santa Veronica, queste operazioni qua del cuore, che gli prendeva, lo toglieva, lo prendeva, lo metteva, lo prendeva, lo toglieva, lo metteva dentro al suo, poi glielo ridava tutti e due insieme, poi un pezzo del qua tutti i giorni, tutti i giorni. E Santa Veronica, quando è morta, sul cuore che gli hanno preso c'aveva le incisioni fatte da Gesù, che ne so, la corona di spine, flagello, inri. Il cuore è rimasto intatto per oltre 300 anni. E un bel giorno si è polverizzato, recentemente, qualche anno fa. C'è una strana coincidenza. Qualcuno ha legato la polverizzazione del cuore a questa coincidenza, ma sarà una coincidenza. La volete sapere la coincidenza? Sì, sì. 2019? No, prima. A un certo punto l'abbadessa ha cominciato, autorizzato ovviamente, a prendere l'abitudine di prendere la pisside e comunicare lei le suore. Sorprendentemente dopo poco il cuore di Santa Veronica, intatto per 300 rotti anni, puffete, non c'è più. La madre superiore ha cominciato, ovviamente autorizzata perché si può fare, a distribuire l'ostia alle sue consorelle. Misteriosamente il cuore si è... No, le consorelle che andavano a messa e lei... Io... È così. Però potrebbe essere una coincidenza. Per carità. Non precipitiamo gli eventi. Impari bene questo qui, comunione in mano, toccare l'ostia con le mani, chi non c'ha il sacro segno come ce l'abbiamo noi preti,
sui palmi delle mani. Vabbè. Quindi, eccoti un piccolo segno del mio amore. Il suo ardore non si estinguerà mai e potrà trovare un po' di refrigerio soltanto in un salasso che io segnerò talmente col sangue della mia croce da fartene riportare più umiliazione e sofferenza che sollievo. Per questo voglio che tu chieda con semplicità questo rimedio, sia per mettere in pratica ciò che ti viene ordinato, sia per darti la soddisfazione di versare il tuo sangue sulla croce delle umiliazioni. Che umiliazioni che si è presa Santa Margherita Maria, solo nostro Signore le può numerare. E insegno che la grande grazia che ti ho concessa non è frutto di fantasia, ma è il fondamento di tutte le grazie che ti farò. Il dolore della ferita del tuo costato, benché io l'abbia già richiusa, perché gliel'ha proprio aperto per prendere il cuore, durerà per tutta la tua vita. E se finora hai preso soltanto il nome di mia schiava, ora voglio regalarti quello di discepola prediletta del mio sacro cuore. Santa Margherita ha questo titolo, è la discepola prediletta del sacro cuore di Gesù. Come Luisa Piccarreta, la piccola figlia della Divina Volontà, nostro Signore si diletta a dare i soprannomi che designano poi la funzione, il contenuto peculiare della missione di quelle anime, no? Cioè, dopo questo insigne favore che durò per molto tempo, durante il quale non sapevo se mi trovassi in cielo o in terra, stetti parecchi giorni come tutta infiammata e inebriata, talmente fuori di me da non potermi riavere né poter pronunciare parola se non con grande sforzo, e dovevo farmi ancora più violenza per riuscire a mangiare e per partecipare alla ricreazione comune, perché non avevo più forze per superare la mia sofferenza. Mi sentivo profondamente umiliata, non riuscivo a dormire perché la ferita, il cui dolore mi è così prezioso, mi causa delle vampate così ardenti da consumarmi e bruciarmi viva. Mi sentivo poi tanto piena di Dio che non riuscivo a spiegarlo alla superiora come avrei desiderato e fatto, anche se riferire queste grazie mi mette sempre in uno stato di confusione e di vergogna a causa della mia indegnità. Preferirei piuttosto rivelare al mondo intero i miei peccati piuttosto che questo. Sarebbe stata per noi una consolazione se mi avessero permesso di fare in refettorio ad alta voce la confessione generale davanti a tutti per mostrare l'abisso di corruzione che è in me e perché non si attribuiscono a mio merito le grazie che ricevevo. Se mi dà il permesso lo faccio pure io davanti a tutti la confessione generale, se mi dà il permesso nostro Signore, così la piantiamo, ecco, con tante quante stupidaggini che si dicono e si pensano sul mio conto. Faccio riflettere che questo fatto qui del cuore è abbastanza diffuso. Non so chi di voi conosce le vicende di San Filippo Neri, l'ho detto tante volte durante l'omelia. San Filippo Neri, si sono spostate le costole, il cuore gli prendeva proprio fuoco. Qui quando dice le vampate, che io l'ho visto con gli occhi miei, le camicie di San Filippo Neri, che all'altezza del cuore c'erano proprio un buco, erano bianche come quelle che porto normalmente io, bianche, c'era sto buco e intorno al buco erano nere, era proprio, capito, era come se uno ci avesse messo un accendino e poi a un certo punto ha spento, quindi rimane la parte che se n'è andata e poi l'alone nero, uguale. Quindi questo va a capire, in questi giorni ci abbiamo pensato un po', perché anche altrove ci abbiamo pensato un po', al primato, all'importanza dell'amore di Dio. Ricordate che il comandamento più importante è il primo, che dice: amerai il Signore Dio tuo anzitutto con tutto il tuo cuore, tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Ma la cosa più importante è il cuore. Ecco, e poi c'è la visione più famosa, quella del Corpus Domini. Allora, numero uno,
c'è una piccola, una seconda visione che è l'antefatto dell'ultima, sempre dinanzi al Santissimo Sacramento. Margherita si sente assorta nell'intimo, con un raccoglimento straordinario di tutti i sensi e di tutte le facoltà. Io vi auguro di imparare a pregare un po', perché sapete, l'orazione di raccoglimento, noi dobbiamo cercare di arrivarci, quindi di trovare dei momenti in cui si stacca la spina e cerchiamo di appunto raccoglierci profondamente in noi stessi. Quando ci disponiamo in questo modo, può succedere che il Signore ti dà il raccoglimento infuso, lo riconosci subito. Perché il raccoglimento infuso è diverso. Tu ti senti proprio profondamente e soprannaturalmente proprio attento e concentrato, estraniato dal resto del mondo, anche se sei presente con i sensi. Ed è una cosa molto molto bella. Può arrivare a livelli come in Santa Margherita, raccoglimento straordinario di tutti i miei sensi e di tutte le mie facoltà, che sono tutte quante concentrate appunto nell'ardore dell'orazione sull'oggetto amato, che è il Signore. Allora Gesù, il mio dolce maestro, si presentò a me tutto splendente di gloria con le sue 5 piaghe sfolgoranti come 5 soli. Da ogni parte di quella sacra umanità si sprigionavano fiamme, ma soprattutto dal suo adorabile petto che somigliava a una fornace ardente. Dopo averlo scoperto, mi mostrò il suo amante e amabilissimo cuore, sorgente viva di quelle fiamme. Fu allora che mi svelò le meraviglie inesplicabili del suo puro amore e fino a quale eccesso questo lo avesse spinto ad amare gli uomini, dai quali poi non riceveva in cambio che ingratitudine e indifferenza. Questo mi disse, mi fa soffrire più di tutto quello che ho patito nella mia passione. Queste parole vi prego ricordatevele. Mentre se in cambio mi rendessero almeno un po' di amore, stimerei poco ciò che ho fatto per loro e vorrei, se fosse possibile, fare ancora di più. Invece non ho dagli uomini che freddezze e ripulse alle infinite premure che mi prendo per fare loro del bene. Ma almeno tu, prosegue, dammi la gioia di compensare per quanto ti è possibile la loro ingratitudine. Prima di tutto mi riceverai nella comunione tutte le volte che l'obbedienza te lo permetterà, anche se te ne verranno mortificazioni e umiliazioni che tu accetterai come pegno del mio amore. Per capire queste cose, sapete che una volta era la comunione, la vedevi in cartolina la comunione, a Pasqua ok, ma altre volte dovevi chiedere il permesso al confessore dopo di fare la comunione, e il permesso non era accordato così. Per questo dice, anche se te ne verranno in fine d'umiliazione. Voi pensate, questa che ha visto il cuore di Gesù, andare al confessore a dire, posso fare la comunione? No. Zitta e muta. Quindi, anche qua, come dicevo io, sono notato un po' la differenza tra oggi, che si vanno a fare la comunione quando dovrebbero stare seduti, e un tempo dove l'obbedienza impediva addirittura ai santi di farsi la comunione. Voi capite che a che abissi stiamo, no? A che sproporzioni, no? Inoltre ti comunicherà il primo venerdì di ogni mese e infine tutte le notti che vanno dal giovedì al venerdì ti farò partecipi di quella mortale tristezza che ho provato nell'orto degli ulivi. Sarà un'amarezza che ti porterà, senza che tu possa comprenderla, ad una specie di agonia più dura della stessa morte. E per tenermi compagnia in quell'umile preghiera che allora, in mezzo alle mie angosce, presentai al Padre, ti alzerai fra le 11:30 per prostarti con la faccia a terra insieme a me per un'ora. Famosa ora santa. E questo sia per placare la divina collera, col chiedere misericordia per i peccatori,
sia per addolcire in qualche modo l'amarezza che provai per l'abbandono dei miei apostoli, che mi obbligò a rimproverarli di non essere stati capaci di vegliare un'ora assieme a me. Capite allora, Santa Riparatrice? Quello che gli apostoli non hanno fatto, lo fanno i cuori che amano Gesù per ripararlo di questa cosa e per consolarlo, lo dice lui. È una consolazione reale che gli arriva, chiunque faccia una cosa del genere. Un'altra volta, mentre ero davanti al Santissimo Sacramento, era un giorno dell'ottavo del Corpus Domini, ricevetti dal mio Dio grazie straordinarie del suo amore. Mi sentii spinta dal desiderio di ricambiarlo e di rendergli amore per amore. Egli mi rivolse queste parole: tu non puoi mostrarmi amore più grande che facendo ciò che tante volte ti ho domandato. Allora, scoprendo il suo divin cuore, mi disse: ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini e che nulla ha risparmiato fino ad esaurirsi e consumarsi per testimoniare loro il suo amore. In segno di riconoscenza, però, non ricevo dalla maggior parte di essi che ingratitudini per le loro tante riverenze, i loro sacrilegi e per le freddezze e disprezzi che essi mi usano in questo sacramento di amore. Ma ciò che più mi amareggia è che ci siano anche dei cuori a me consacrati che mi trattano così. Per questo ti chiedo che il primo venerdì dopo l'ottava del Corpus Domini sia dedicato ad una festa particolare per mostrare, per onorare il mio cuore, ricevendo in quel giorno la Santa Comunione e facendo un'ammenda d'onore per riparare tutti gli oltraggi ricevuti durante il periodo in cui è stato esposto sugli altari. Io ti prometto che il mio cuore si dilaterà per effondere con abbondanza la ricchezza del suo divino amore su coloro che gli renderanno questo onore e procureranno che gli sia reso da altri. Bene, io mi fermerei qui. Abbiamo una sintesi, credo, discreta, sia della rivelazione del Sacro Cuore, di quanto il Signore ci ama e anche della straordinaria grandezza della Santa che oggi abbiamo conosciuto. E nella cappella in cui sono avvenute queste cose, sono state pronunciate Gesù queste parole, abbiamo avuto anche la grazia di celebrare la Santa Messa e di ricevere Gesù Eucaristia nei nostri cuori.